È stato il gruppo che meglio ha saputo rappresentare la propria tradizione e soprattutto i giochi della propria tradizione. Abbiamo visto dei balli in cui veramente venivano rappresentati i propri classici giochi dei nostri nonni e quindi ha saputo coniugare bene sia il folklore alla tradizione popolare. È andato al gruppo folcloristico dei piccoli della Germania il premio Claudio Crescenzo, consegnato ieri sera presso il Museo Pietro Griffo durante il galà I Bambini del Mondo. A consegnare il premio il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, insieme al presidente AIFA, Luca Crescenzo, e al cofondatore del festival, Giovanni Di Maida. Questo è il momento clou del 19° Festival Internazionale I Bambini del Mondo, che, come ogni anno, ha animato la prima parte della Festa del Mandorlo in Fiore. Il premio Claudio Crescenzo, istituito nel 2011 e intitolato al fondatore del Festival Internazionale I Bambini del Mondo, prematuramente scomparso, è destinato al gruppo folcloristico straniero che rappresenta con le danze, la musica, i costumi e la sua storia la passione per le tradizioni, trasmettendo ai bambini la conoscenza di esse al fine di tramandare alle future generazioni il concetto di una serena convivenza internazionale attraverso il folklore. Ieri, nel corso della serata, un momento particolare in ricordo di Claudio Crescenzo è stato affidato ad Angelo Pullara e Angelo Sanfilippo, che hanno eseguito con chitarra e fisarmonica alcuni brani a lui dedicati. Un riconoscimento speciale è stato consegnato alla Scuola Coreografica Nazionale presso il Teatro Nazionale dell'Opera e Balletto di Leopoli, in Ucraina, dal direttore del Parco Valle dei Templi, Giuseppe Parello. Tra i due enti c'è stato infatti un gemellaggio culturale. Perché tra l'altro erano proprio i più piccoli, la loro gioia, i loro sorrisi, la loro genuinità ha colpito tutti. Siamo davvero felici di questo nuovo gemellaggio. Il Teatro dell'Opera, tra l'altro, ha richiesto di avere un gruppo agrigentino ospite da loro e speriamo che questo gemellaggio possa continuare. Questa sera l'accensione del tripode dell'amicizia, il passaggio del testimone, o meglio della fiaccola, dai gruppi partecipanti ai bambini del mondo a quelli dei colleghi più grandi che animeranno le giornate conclusive del 74° Mandorlo in Fiore. Luca Crescenzo, intanto, si proietta già verso la 20ª edizione del Festival Internazionale dedicato ai più piccoli. Un bilancio veramente positivo del festival per questa edizione che ha avuto una risonanza altissima. Davvero siamo contenti dei gruppi, della qualità dei gruppi e siamo pronti già per una nuova edizione del Festival dei Bambini del Mondo. Sicuramente cercheremo di avere dei gruppi da tutti e cinque i continenti. Questo è quello che auspichiamo per il 20° anno, per una grande edizione. Come si dice in questi casi, ci stiamo già lavorando.